Bentrovati a tutti, un nuovo appuntamento di M9 con la storia del Novecento, ma non solo. Oggi è l'8 marzo, è la festa delle donne, la giornata internazionale per i diritti delle donne, che si celebra almeno dal 1977, ma come scopriremo oggi da molto più tempo in Italia, almeno dal 1921, dall'8 marzo del 1921, quando alcune donne comuniste appena separatesi dal Partito Socialista, come forse avrete ascoltato nei precedenti podcast di M9, celebrano appunto la giornata dell'8 marzo per marcare una differenza dalle compagne socialiste e per avviare una nuova stagione di rivendicazione e di lotte che poi però, come diremo, come vedremo con la nostra ospite, che ora vengo a presentarvi, verranno naturalmente interrotte purtroppo dalla dittatura fascista. Io vorrei presentarvi Alessandra Gissi, professoressa di storia contemporanea all'Università di Napoli l'Orientale, che abbiamo invitato perché alcuni anni fa ha scritto un importante libro sull'8 marzo, sulla giornata dell'8 marzo, pubblicato da Viella, che si chiama 8 marzo, la giornata internazionale delle donne in Italia, e che sulla copertina ha non a caso una immagine di una mimosa. Ci spiegherà poi la professoressa Gissi perché la mimosa è diventata, a partire dal secondo dopoguerra, il simbolo fondamentale di questa giornata. Vorrei però, prima di porre alcune domande alla professoressa Gissi, cominciare leggendovi alcuni ricordi di Marisa Rodano, un'importante donna del Partito Comunista, che è stata soprattutto fondatrice dell'Unione Donne Italiane appunto tra il 44 e il 46, di cui poi diventa anche presidente alla metà degli anni 60, perché c'è un tema da cui vorremmo partire in questa nostra chiacchierata con la professoressa Gissi su il mito delle origini dell'8 marzo. Perché, come oggi la storiografia ha puntualizzato, e la professoressa Gissi su questo ha scritto cose importanti, in realtà per più di mezzo secolo le vere origini della festa dell'8 marzo, della giornata rituale di rivendicazione delle donne nell'8 marzo, ha perso sostanzialmente le vere ragioni che l'avevano fatta nascere, che sono ragioni di tipo rivendicazionista suffragista per il diritto di voto delle donne, ma anche di tipo operaio. Sono le donne socialiste che insieme ad altre in realtà per prime rivendicano che ci fosse una giornata che fosse sia di festa ma anche di lotta per continuare la battaglia verso la conquista del voto. Perché si sono perse queste origini operaiste, socialiste e suffragiste? Appunto, la prima domanda che vorrò porre alla professoressa Gissi. Però, come ci ricorda la Marisa Rodano, e ora vengo al testo, in realtà il fatto che queste origini si siano perse è stato anche funzionale in realtà ad alimentare un po' un mito dell'8 marzo, a renderlo più funzionale da molti punti di vista. E soprattutto nel secondo dopoguerra, in un momento di grande scontro bipolare tra i due grandi blocchi, in realtà l'evento è stato funzionale a far radicare l'8 marzo presso tutte le culture politiche, cattolica, socialista, e comunista e repubblicana anche, ma anche liberale. Marisa Rodano in anni recenti aveva scritto questo. La scoperta, frutto di accurate ricerche storiografiche, che la vicenda delle operaie americane morte nel rogo della loro fabbrica l'8 marzo di un anno della fine del secolo scorso non è mai avvenuta, o comunque non è avvenuta in quella data e in quella circostanza, non mi turba affatto, anzi mi riempie di allegria. Sì, proprio di allegria. Infatti, una storia falsa a metà, o a metà vera, tramandata per decenni, che cosa è se non una leggenda? E che l'8 marzo si fondi su una leggenda prova che quella giornata scaturisce da qualcosa di molto profondo. Nell'immaginario femminile si è venuto costruendo, per tradizione orale e allusioni successive, un episodio carico di simboli. Donne che lavorano in fabbrica, dunque donne che hanno infranto il ruolo e l'immagine tradizionale e rassicurante della moglie, madre, donna, che sta in casa. In talune versioni, donne in lotta per i propri diritti.
e perciò punite dal padrone maschio o dal destino, sempre maschio, con la morte. Secondo altra accezione, donne rinchiuse e perciò perite nell'incendio. Ancora un'immagine carica del simbolismo dell'oppressione sessuale. Che ciò sia nato da una commistione tra qualche lotta sindacale e un incendio realmente avvenuto nel marzo del 1911 a New York, che vi sia forte l'impronta della tradizione classista, non a caso l'iniziativa della giornata fu delle donne socialiste americane, nulla toglie al fatto che la leggenda si è diffusa ed è stata creduta perché aveva un significato simbolico. Ecco dunque il nodo. Per tanto tempo, professoressa Gissi, si è raccontato di questa origine mitica dell'8 marzo in questo rogo di una fabbrica americana in che non si sa se sia avvenuta nel 1908, nel 10 o nel 1911. Sicuramente è un evento verosimile che sia avvenuto. Perché poi ci si è voluti però rifare costantemente a questa leggenda? Allora, molte grazie prima di avviare qualsiasi discorso, ma vengo subito al punto, certamente. Dunque, lei ha usato parole giustissime perché qui ci muoviamo fra il vero, il verosimile e l'invenzione di una tradizione, no? Che sono dei fili, dei crinali che per uno storico e una storica sono particolarmente importanti da lavorare, no? Per riflettere. Quanto detto è quanto già detto è assolutamente vero ed è giusto. Il fatto che le origini dell'8 marzo siano in realtà inventate non lo rende meno interessante ai nostri occhi. Dentro questa storia inventata troviamo molte cose, ci troviamo ad esempio anche frammenti di realtà, no? L'idea di un incendio in una fabbrica e di condizioni operaie e di condizioni di donne operaie, simili a quelle descritte nella leggenda, sono assolutamente, possono essere corrispondenti alla realtà dei fatti, non sono legate all'origine dell'8 marzo. Quindi, diciamo, una delle prime cose che ci viene dimostrata è come in tutte le costruzioni mitiche ci sono frammenti di realtà storiche, questa abilità combinatoria spesso rende i miti indistruttibili. Questo è proprio il caso dell'8 marzo ed è esattamente questa indistruttibilità della leggenda è legata alle cose che lei ha appena letto, così ben dette, perché questa leggenda è stata molto utile negli anni, per ragioni anche diverse, in momenti diversi, ma ha avuto una sua funzionalità, tant'è che gli stessi femminismi, che soprattutto negli anni 70 in realtà avevano tutti gli strumenti per capire, per sapere che quell'origine era un'origine abbastanza slegata poi da come le cose sono andate. Tuttavia non ci rinunciano perché è una storia funzionale e la sua funzionalità viene proprio dalle cose in parte già dette. E cioè dal fatto di, in fondo, depotenziare in qualche modo l'aspetto di partecipazione attiva delle donne, che invece è assolutamente all'origine dell'8 marzo, senza ombra di dubbio, c'è cioè una partecipazione politicamente molto attiva, anche nei canoni tradizionali, no? Ai partiti, ai sindacati, alle leghe, con richiesta molto legata alla richiesta del suffragio, quindi dentro il canone più tradizionale di quello che definiamo politica. Ma questo tipo di racconto depotenzia quell'aspetto, perché l'immagine di operaie morte in una fabbrica chiuse dentro, quindi appunto, come possiamo dire, niente di più passivo, no? L'immagine della passività totale. Anche legata a una certa iconografia del sacrificio, no? Anche un po' Del martirio femminile, certo. del martirio. Quindi
Una figura profonda, diremmo, no? Niente di più familiare, niente che possa risuonare meglio sia nel discorso pubblico che anche nei, diciamo, nelle menti dei singoli. Quindi funziona perché chi si tirerebbe indietro dal commemorare delle operaie morte in una fabbrica in quel modo atroce, no? Sfruttate a quel modo, rese passive a quel modo. E quindi è un racconto estremamente funzionale. Forse una cosa interessante che va aggiunta, che forse qui non potremo approfondire, ma che invece è molto interessante, è notare che ogni contesto nazionale ha una leggenda diversa. E questo anche è per uno storico e per una storica interessante, perché appunto questa funzionalità viene costruita nei diversi contesti nazionali per essere peculiarmente funzionale e quindi deve attivare cose specifiche. Per esempio, il contesto francese, che è uno rispetto all'8 marzo, uno dei meglio studiati, per dirne una, da Sylvie Chaperon, con bellissime cose in proposito, ha una leggenda diversa, ma sempre leggenda. Non è un incendio, è una manifestazione di metà 800, guarda caso. L'anno di nascita di Clara Zetkin, che invece è la vera, in qualche modo, la vera artefice di quest'idea, non della Leader realizzazione. socialista tedesca dei primi del Novecento. Esatto, che lancia la proposta a Copenaghen in un'assise di donna, in un'assise internazionale di donne socialiste, sulla scorta dell'esperienza dei 2 anni precedenti, fatta negli Stati Uniti, lancia l'idea di una giornata internazionale delle donne, legandola al tema del suffragio. Non si parla ancora dall'8 marzo, che ha origini poi, appunto, in realtà è anche legata a una casualità, forse possiamo, se desideriamo, parlarne, ma appunto torno al caso francese. Il caso francese non ha la stessa leggenda, per esempio, dell'Italia. Ha una leggenda un po' diversa, lì c'è una manifestazione appunto non meglio precisata, operaie picchiate dalla polizia, però appunto tutto è un po' avvolto nel mito. Questo mito è particolarmente funzionale alla spendibilità politica della giornata. Certo, è stata in fondo una risorsa, una risorsa che è stata sapientemente usata, Assolutamente. è però un mito del secondo dopoguerra, insomma, quindi in una stagione di guerra fredda, un po' in tutto il mondo, assolutamente. E in realtà, come dicevamo in apertura, per andare avanti nella nostra ricostruzione, in Italia, con ritardo rispetto ad altre esperienze europee, in Germania già dal 1914 si comincia a celebrare ritualmente, ufficialmente l'8 marzo. In Italia, è solo dal 1921 che gruppi di donne organizzate, in questo caso le donne del Partito Comunista d'Italia, decidono di celebrare questa giornata. È un tema, come dire, che sta spaccando un po' trasversalmente l'universo femminile, perché c'è il tema dell'unità di classe, come dire, che non è completamente chiaro a tutte, come dire, perché il femminismo può essere anche con le donne borghesi, come dire, e da questo punto di vista pone dei problemi. Interviene però il fascismo a bloccare ogni possibile sviluppo della ritualità comunista sul territorio nazionale, che della donna ne fa un'immagine completamente diversa e anzi arriverà a definire una giornata della madre e del fanciullo in qualche modo, come non voglio dire risarcitoria, ma sicuramente che dà senso a che tipo di immagine della donna il fascismo vuole comunicare. E dunque di questo 8 marzo se ne perderanno un po' le tracce. È così o assistiamo a qualche modalità in quel ventennio anche nascosta di celebrazione ancora dell'8 marzo, professoressa? Allora, riprendo un attimo il filo delle cose che lei ha ricostruito. Una volta che Clara Zetkin ha lanciato questa proposta viene accolta in contesti diversi in modo molto attivo, no? Si festeggia
si comincia a festeggiare una giornata dedicata alle donne, alla questione in qualche modo, no? Così si definiva a Vienna, a Parigi, a Berlino, questo fra il 1911 e il 1915. Il primo vero 8 marzo, ma appunto è più una casualità che altro, è del 14, tra l'altro con un manifesto bellissimo, molto noto, anche una grande, con una sapienza grafica che è passata alla storia, una donna che sventola una bandiera rossa, perché è appunto è una giornata all'interno della Settimana Rossa che si celebrava in Germania, una giornata che cade un po' per caso l'8 marzo viene dedicata alla questione, chiamiamola, alla questione femminile. In Italia le cose vanno un po' diversamente perché la proposta di Zetkin incontra reazioni molto tiepide, anche cariche di ambiguità in qualche modo. Questo perché? Perché l'entusiasmo con cui i socialisti sostengono l'obiettivo del suffragio femminile è un entusiasmo molto limitato. Ovviamente, appunto, per ragioni, come possiamo dire, che hanno molto a che fare con quelli che si ritenevano gli obiettivi primari, e questo non lo era, almeno in quella fase. E tra l'altro è abbastanza interessante, senza entrare nello specifico, si sviluppa una polemica che poi sta anche dentro la polemica classica che viene sempre ricordata con gli sciotturati sulla questione del voto, insomma, ma comunque la cosa è che, come ha scritto Franca Peroni Bortolotti, il problema è eminentemente politico, mentre viene messo un po' come se dipendesse dalla scarsità dell'organizzazione, della scarsità della possibilità organizzativa, appunto, dell'organizzazione femminile del partito. Ma già moltissimi anni fa Franca Peroni Bortolotti ha sottolineato che il problema era politico, e quindi la rottura del 21 è anche legata a questo, no? Cioè il neonato Partito Comunista ne fa uno degli strumenti di discontinuità, no? È una delle prime cose di cui si parla, la possibilità di festeggiare l'8 marzo, la polemica fra le nuove donne comuniste e le socialiste è molto accesa rispetto a questo. Ci sono primi festeggiamenti fra il 21 e il 22, ancora fino al 25 in qualche modo se ne parla, dopodiché ovviamente tutto si inabissa esattamente in quello che lei ha spiegato benissimo, no? Il fascismo. Non è che smantella l'8 marzo, adesso non starò qui a entrare in cose fin troppo banali per essere dette, ma è tutto il sistema di simboli che viene appunto sostituito, no? Che viene smantellato, e qualche tentativo, questo è un aspetto molto interessante, perché una delle grandi domande a cui forse io stessa non sono riuscita a rispondere è come mai immediatamente verso gli ultimi anni di guerra, fra il 44, 45, poi il 46, il primo anno diciamo di festeggiamenti concreti, visibili, ufficiali. come mai prende piede in questo modo? Perché questa è una questione apparentemente forse semplice, ma non lo è tanto. Perché in Italia ha pochissimo tempo per insediarsi nell'immaginario, no? Tra l'altro la questione della mimosa è tutta legata al dopoguerra, prima non ce n'era traccia, è una giornata senza simboli, che appunto non ha avuto il tempo di insediarsi, chiamiamola nell'immaginario, non è un'espressione che amo tanto, ma possiamo farlo qui. Quindi una delle grandi domande è come mai nel 44? Perché davvero è una riemersione straordinaria. Diventa una collante, anche su questo ha scritto Franca Peroni Bortolotti pagine molto belle, no? Dicendo che l'8 marzo del 44 è una giornata fondamentale per la storia d'Italia, di quel passaggio.
e diventa davvero un collante, no? Tra l'altro la prima fase, quella di immediatamente a cavallo fra la fine della guerra e i primi anni dopo, ci si vede tutto anche il sincretismo, no? La collaborazione fra donne di partiti diversi. Le celebrazioni sono straordinariamente sincretiche, passano dalle messe per i caduti della guerra di liberazione a spettacoli in cui partecipano letture. Appunto, l'aspetto sincretico è molto importante Sta di dentro proprio quell'universo di fine guerra e liberazione, quindi di unione delle forze, di tutte le forze politiche contro il fascismo, Esatto, potrebbe dire. anzi ne è una veramente delle forme più esplicite, no? E appunto, questa è una questione che secondo me resta un po', ancora un po' aperta, se devo confessare, cioè confessando dei miei stessi limiti interpretativi, perché dei tentativi durante il fascismo c'erano stati, qualche piccolo tentativo di organizzare, poi insomma piccolo neanche tanto, Lei nel libro per Viella cita molto una donna fondamentale di quella stagione che è Teresa Noce, all'epoca moglie di Luigi Longo, quindi essa stessa figura di primo piano della Resistenza e del Partito Comunista Italiano. sì, qualche tentativo viene rimandata in Italia, no? Nel tentativo di organizzare un 8 marzo, di cui lei tra l'altro racconta nelle memorie, però insomma. Sono comunque tentativi molto sporadici e dunque, appunto, è molto interessante questa riemersione, no? E soprattutto è una riemersione, che ha uno straordinario, io userei la parola successo, cioè ha un grande, funziona subito come catalizzatore, come collante. Le donne torinesi lo usano nel 44, scrivono un volantino che è un piccolo manifesto. Che comincia proprio con il rimpianto di non aver potuto celebrare questa giornata negli anni del fascismo, che invece era stata celebrata, chiamiamolo, diciamo, in contesti liberi, diciamo in contesti liberi, e questo è un aspetto di grandissimo interesse. E se lei mi consente, io su questo aggiungerei una parola che mi preme, e cioè la scarsissima attenzione che l'8 marzo ha ricevuto. Effettivamente è stato, dunque, prima di tutto è una giornata festeggiata, poi anche qui il termine giornata di festa, di lotta, meriterebbe un discorso a parte, perché e sarebbe un discorso molto interessante, perché sono crinali non necessariamente oppositivi, no? Il diritto di festeggiarsi che le donne reclamano, per esempio le lavoratrici. Le memorie su questo sono, devo dire, molto belle, di una giornata percepita proprio come una giornata anche di autogratificazione, e sono veramente memorie molto belle in alcuni casi, dei E poi era una modi giornata che prevedeva comunque una preparazione di molto materiali, belle. di bandiere, di Sì, scritti, di lavoro in fabbrica per convincere sì, sì, sì. altre donne a lasciare il lavoro. Infatti, e appunto è una giornata che diciamo, ha tanti piani di lettura, no? Diciamo strettamente politico, simbolico, come posso dire, di un'analisi che può essere di storia sociale, relazionale, ed è quello che stavo dicendo, è quanto è stata trascurata. E questo ai miei occhi è sempre stato molto interessante, nel senso che se lei, come senz'altro avrà avuto modo di notare, prende le grandi storie e bellissime storie dell'Italia repubblicana, difficilmente ne trova traccia, no? Eppure è una giornata in cui, diciamo, propongono, temi urgenti, politicamente urgenti, Certo. milioni di donne. No? Quindi milioni di cittadine sostanzialmente, se vogliamo usare un neutro maschile per cogliere la questione, di cittadini, no? E non sono il primo maggio, giustamente, no? Lo troviamo un po' dovunque, ci mancherebbe. Per l'8 marzo non è così, l'8 marzo non è entrato nel calendario delle festività civili.
a partire già da quello che il Parlamento consegnò alla nuova Italia repubblicana e democratica nel 49, non è stata mai festa veramente. In alcuni casi i datori di lavoro la concedono, concedono la mezza giornata su richiesta dei sindacati, anche quello è interessante, ma non è mai festa veramente. Nonostante questo si riempiono le piazze, si riempiono piazze per decenni in cui vediamo l'alternarsi di temi molto diversi, attraverso i quali si può fare la storia dell'Italia repubblicana con grande facilità, molto auto, come posso dire, anche molto autoevidente. E che però nella maggior parte dei casi è stata poi abbastanza invisibile, no? Cioè non messa a punto. Lei ricorda per esempio che un giornale come il Corriere della Sera, per più di un ventennio nel secondo Stendhal. dopoguerra, nemmeno quasi ne dà mai menzione, non cita eventi simbolici significativi, solo con la stagione degli anni 70, quando le manifestazioni cominciano a farsi un po' più accese, diciamo, che cambia l'attenzione della stampa, della grande stampa industriale italiana sull'8 marzo, no? Sì, ci sono appunto, anche questo è un aspetto interessante, poi effettivamente senz'altro una discontinuità è segnata come possiamo dire, dall'irruzione, anche se questo è un termine veramente molto poco proprio perché appunto lo fa sembrare come un evento più naturale, tipo un vulcano, in realtà non è così naturalmente, ma diciamo irruzione dei femminismi all'inizio degli anni 70, il primo 8 marzo è del 72, festeggiato appunto con una presa della piazza di Campo dei Fiori, in cui tra l'altro le femministe si scontrano con la polizia. Questo per esempio se guardiamo i quotidiani del giorno dopo è un evento Incredibile. bene. Tra l'altro, come dire, fino appunto alla fine degli anni 60, l'8 marzo si era largamente festeggiato e molto per iniziativa delle grandi associazioni, abbiamo citato l'UDI, ma anche i partiti, ma soprattutto il sindacato. È il sindacato che spinge sul piano appunto progressivamente sempre più verso una piena parità salariale, che però prima è passata attraverso la diminuzione dello scarto salariale. Diciamo che il percorso è lungo, per quanto e non concluso, tra l'altro, dobbiamo anche dire. Però giusto ricordare come tra anni 50 e 60 il sindacato ha avuto un ruolo fondamentale. Stavo ripercorrendo un po' degli slogan che ho ritrovato rileggendo il suo libro per questa nostra chiacchierata. Negli anni 60 i temi che emergono sono quelli delle madri cittadine, siamo tutte madri cittadine, l'impegno della donna per costruire una nuova società. Quindi, come diceva lei, l'8 marzo è un prisma da cui guardare la trasformazione sociale del nostro paese negli anni dell'industrializzazione, del miracolo economico. E poi invece questo cambio di passo. Quando, come dire, è quasi una nuova generazione di donne, più autonome, più educate, che sono uscite appunto dal baby boom del dopoguerra, che cambiano gli slogan ancora una volta. Nel 69 è vogliamo il pane e le rose, e poi nel 72, nella manifestazione che citava, la donna è ancora schiava, se sei donna lottiamo insieme per la nostra liberazione. E poi nel 76, ancora un'incredibile trasformazione, decidiamo noi, liberazione sessuale, separatismo, autocoscienza, l'autodeterminazione hanno completamente trasformato nel giro di pochissimi anni il panorama dell'8 marzo, come dire, quindi la società italiana ha davvero cominciato a cambiare volto, alcune riforme fondamentali come quella del diritto di famiglia stanno materialmente cambiando il paese, no? Sì, dunque ma lei ha già detto quasi tutto, però appunto provando un po' a riprendere il filo, perché io trovo in questa storia affascinante proprio i fili, no? Che si dipanano, perché è in realtà una storia molto complessa. E adesso, per esempio, mi ha fatto venire in mente
il modo in cui viene festeggiato, insomma, festeggiato, omaggiato, no? L'8 marzo del 47, che è il faccio un piccolissimo passo indietro per arrivare a Prego, quello che prego. lei ha detto. L'8 marzo del 47, ad esempio, è egemonizzato ovviamente dalle 21 elette all'Assemblea Costituente, no? Come è ovvio che sia, è una rottura gigantesca. Poi, tra l'altro, è anche sensato perché nasce comunque con la questione del suffragio, quindi la rottura di un voto attivo e passivo finalmente è enorme, no? Almeno nel contesto italiano. E per esempio, guardando il dibattito alla Costituente di questa giornata, appunto, una giornata di grande omaggio retorico anche, c'è un bellissimo ricordo di Nadia Gallico Spano, molto, molto bello, devo dire. Adesso non lo richiamo, ma per esempio. Una cosa che mi aveva molto colpito erano le parole di due esponenti del Partito Socialista, uno era Iacometti, ma l'altro era Persico, che appunto le aveva omaggiate definendo le donne che avevano partecipato non solo alla resistenza, ma hanno sofferto la guerra e diciamo, contribuito ovviamente alla causa del paese. Le aveva definite conforto dell'uomo nelle battaglie che ogni giorno combatte per la causa della libertà, sorella, madre, sposa, profumo della casa, speranza e l'avvenire. Ora, quel profumo della sorella, madre, sposa, Immagine più profumo della casa. tradizionale non si poteva trovare. Sì, ma è una specie di manifesto ma anche in realtà delle gigantesche contraddizioni, no? In cui la situazione si avvia, perché sono sicuramente parole di omaggio, ma dentro appunto che cosa c'è? C'è la contraddizione che nasce, no? Una costituzione molto bene messa in luce da Anna Rossi Doria, non certo da me, la Costituzione che ha un articolo 3 con un principio di uguaglianza molto esplicito, no? Che per volere di Lina Merlin nomina di sesso, no? Cioè per dire appunto cerchiamo di non incorrere in vecchie abitudini del passato se non specifichiamo, adesso quello è un dibattito interessantissimo che io un po' sto banalizzando, però a fronte del principio di uguaglianza dell'articolo 3 l'Italia repubblicana si avvia a tenere dentro un codice penale che ha il titolo decimo sul controllo della riproduzione, un codice civile scritto nel 42 con quel diritto di famiglia, quindi le contraddizioni sono enormi, no? La questione della parità salariale che appunto lei richiamava sarà questione di anni, appunto ammesso che sia sciolta, no? Con tutti i suoi annessi. E dunque si vede benissimo in questa fase, e l'altra cosa appunto che va detta è che certo c'è un protagonismo del Partito Comunista, delle organizzazioni sindacali, in una prima fase in cui questa giornata comunque viene, come le dicevo, allora lì la questione dell'incendio è utilissima, no? In piena guerra fredda, tutte gli ascendenti molto politicizzati vengono un po' espunti, no? Incluso l'ascendente sovietico, perché adesso non l'abbiamo richiamato, ma il Nel fatto 17 le donne sono che state sì, artefici di storia, sì. esatto, cioè la rivoluzione di febbraio si avvia con il festeggiamento della giornata dell'operaia, adesso il calendario era febbraio, appunto il calendario. Gregoriano è diverso. Esatto, ci impone una disparità di giorni. Ora non è l'origine, quella non è l'origine, ma certo è un tassello importante, no? Anche proprio nella definizione della data. Tutto questo negli anni 50 ad opera dello stesso Partito Comunista, Sì, che lei sono. a proposito cita le parole del vice segretario Sì, Pietro Secchia, sì, sì. che non mi ricordo a quale delle donne del partito si rivolge per dire
Ma questo, le origini sono americane, sono nel mondo capitalista, non c'entrano i sovietici. È così, non si rivolge alla CISL, alle donne della CISL, Alle cattoliche. dicendo questo rifiutarsi, del rifiutare la festa, perché comunista è un falso storico, anzi appunto c'è una grande insistenza nel collocarla negli Stati Uniti, ma questo appunto anche in Francia, no? L'idea è, per la stessa identica ragione, come scrive Sylvie Chaperon, no? L'idea è sempre mettere tutto negli Stati Uniti, perché così è un po' difficile, come possiamo dire, controbattere, no? Quindi è lo stesso Partito Comunista che fa piccoli fotoromanzi, non è la parola giusta, fumetti, no? Per richiamare la storia dell'incendio. Quindi, appunto, in questa fase, per consentire alla giornata di insediarsi definitivamente, l'incendio funziona benissimo, no? Funziona perfettamente in questo clima. E poi, come lei diceva, gli slogan cambiano molto con il tempo, su questo appunto, ma tra l'altro i femminismi passano attraverso negli anni 70 un rifiuto della giornata, un rifiuto e un continuo tentativo. Questa è, forse possiamo richiamarlo come argomento finale che ci porta anche all'oggi, è una giornata straordinaria, altro motivo di interesse, straordinariamente capace di essere risemantizzata. Cioè è una perché le succede costantemente di essere risemantizzata, no? I femminismi la criticano anche ferocemente. Già nel 1980 ho trovato incredibili alcune delle testimonianze che riporta nel libro, che già nel 1980 si parla di un'omologazione della festa, di una commercializzazione della festa. Sì, quella è una fase, anche lì, una fase complessa da analizzare. Diciamolo chiaramente, ho fatto un passo indietro, perché non è facile, nel senso che mi sono fermata poi agli anni Ottanta. Comunque appunto la critica era aspra negli anni 70, era aspra, in alcuni contesti si parlava di puzzo stantio della mimosa, di un femminismo emancipazionista che non sottoponeva la questione a una critica radicale. Quindi in realtà è una giornata amata e odiata, ma questo appunto secondo me non fa che confermarne la forza in qualche maniera, no? Perché anche nel rifiuto si riconosce la forza simbolica di un evento. Quindi diciamo, e questo aspetto, e poi ecco sì, ci sono nelle fasi, le fasi sono molto interessanti. All'inizio degli anni Ottanta c'è ancora una fase interessante che è il femminismo, legato al femminismo con grandi legami internazionali legati al pacifismo, no? La manifestazione contro le basi missilistiche, è una fase molto interessante, anche lì poco studiata. E dopo c'è un passaggio di fase, diventa un passaggio di fase fino a una riemersione, semplificando molto, potremmo proprio dire una specie di, come possiamo dire, di fenice che risorge dalle sue ceneri, perché negli ultimi anni, l'8 marzo si è imposto nuovamente, in forme nuove e vecchie allo stesso tempo, direi. Non so se su questo poi vogliamo insistere un po', perché ci sarebbero cose interessanti da dire su questo aspetto. Sicuramente le traiettorie dei femminismi dopo gli anni Ottanta prendono strade molto diverse, si ibridano, si innestano, come dire, su altri filoni, sembrano apparentemente separarsi, divergere su tanti punti, ma in realtà la battaglia femminista continua, anche se meno visibile, magari fuori dall'opinione pubblica mainstream, ma in realtà nei luoghi di lavoro, in molte associazioni,
Non si perde tutta l'esperienza degli anni 70. Magari la radicalità degli anni 70 viene in una prima fase messa in discussione, per poi, credo, riemergere appunto in questi ultimi anni, quando il discorso torna a essere più radicale, di sfida più radicale, come dire, all'accettazione della condizione della donna oggi, perché si parte sempre da un'osservazione della condizione reale, che non parliamo di parità di salariale e non è sempre garantita. Parliamo di parità di diritti e non è sempre garantita. E poi c'è il tema, mi sembra, della violenza di genere, che già le femministe degli anni 70 avevano posto e che oggi è una degli issues, dei temi più sentiti, che più interessa e che più naturalmente accende giustamente le ragioni di rivendicazione. Sì, tutto giustissimo, è così. E, tra l'altro, molte cose che lei ha richiamato ci porterebbero ad un'analisi più approfondita della storia dei femminismi. Adesso forse non è qui il caso, perché appunto invece è una storia complessa e tra l'altro anche qui eminentemente politica, ma considerata spesso accessoria, no? Secondo me. Sbagliando, perché invece è una storia anche proprio delle culture, alcune, anche in qualche modo della, come possiamo dire, dell'unione di alcune culture politiche con alcune forme di femminismo che sarebbe è molto interessante da analizzare. Per fortuna ultimamente la storiografia se ne occupa. Ma adesso, al di là di questo, certamente, ecco, per esempio, lei diceva, richiamava la questione della violenza di genere, no? È sicuramente uno dei temi che ha contribuito moltissimo a riportare, a riempire di nuovo la giornata di contenuti, no? Uno di questi, e tra l'altro, secondo me, è molto interessante notare anche le forme di questo riempimento, perché sono forme che hanno legami ovviamente con il passato, ma sono forme anche molto nuove, no? E questo è un aspetto che, appunto, di questa risemantizzazione che io trovo molto interessante. Adesso molti dei temi degli anni 70 non li abbiamo toccati, ma se uno legge appunto i volantini trova questioni, la questione dell'aborto. Peraltro niente tramontato, cioè niente che ci siamo messo mai messi definitivamente allo No, scoperto. ecco, possiamo dire forse che appunto una delle questioni che è più presenti nel dibattito attuale è sulla reversibilità. Come dire, le donne sono perfettamente più di altri consapevoli della reversibilità di alcune conquiste, di alcune di cosa hanno determinato le lotte degli anni 70. Quindi c'è da rendere tutti i giorni un 8 marzo, come mi pare uno degli Certo. slogan dell'ultima stagione. È così. E tra l'altro, appunto, rispetto a questo e alla radicalità, effettivamente sono temi che vanno al cuore delle cose. Per questo, appunto, diciamo, sottolineo sempre, l'errore di averli trascurati, no? Sono tutti temi che vanno al cuore, come posso dire, originario delle. Per esempio, quella che consideriamo la cittadinanza moderna, no? Chi è il cittadino uscito, e non uso il maschile a caso, dalla Rivoluzione francese, è un'idea di cittadinanza, come possiamo dire, impostata come neutra, ma è un'idea molto precisa, no? Di maschio bianco, proprietario. Ora, con quell'idea di cittadinanza facciamo costantemente i conti, nonostante ovviamente siano mutate molte cose. Mi fa piacere ricordare un libro appena uscito di una collega, Vinzia Fiorino, su questo, no? Il genere della cittadinanza. E sono veramente questioni che vanno come posso dire, al nucleo duro, per esempio, ecco, della cittadinanza. Quindi,
come posso dire, lei ha ragione a usare la parola radicalità, ma che non è una questione di radicalità, come posso dire, delle forme di protesta, è una questione di radicalità dell'analisi che si rende necessaria, no? La questione dell'aborto si è scontrata poi, per questo anche poi, diciamo, se ne siamo venuti a capo in qualche modo. Perché, come dicevamo prima, il titolo decimo del codice Rocco entrava in rotta di collisione con alcuni articoli della Costituzione, diritto alla salute, no? Che è per tutti i cittadini, il principio di uguaglianza. Quindi i temi sono temi davvero fondamentali. Per questo, evidentemente, anche la giornata ha una nuova, oggi è stata riempita e tra l'altro con un carattere di transnazionalità spiccatissimo, perché se lei guarda tutte le ultime giornate, ma io non sono un'esperta, diciamo l'ho solo richiamato, ma dalle cosiddette primavere arabe, Piazza Tahrir si è riempita in occasione dell'8 marzo di quella fase. Viene festeggiato in Tunisia in modi molto significativi. Adesso, appunto, ripeto, non mi prendo spazi di cui non sono esperta, ma è significativo. Nel 2017 la Women's March seguita all'elezione di Donald Trump è stata che appunto ha lanciato un 8 marzo transnazionale con un forte carattere intersezionale, con un documento scritto anche da Angela Davis, oltre a Nancy Fraser ed altre attiviste, molto interessante. Ed è un carattere transnazionale che lega l'America Latina, che ha cominciato in questa, chiamiamola, nouvelle vague del recente 8 marzo, proprio ricominciando dal tema della violenza di genere, cioè in occasione di un efferato omicidio di una giovane donna, poi si è legato alle donne polacche, con i temi che poi, tra l'altro, in quest'ultima fase conosciamo benissimo. Quindi, per esempio, il La carattere morte. sì, transnazionale, di questi recenti 8 marzo è spiccatissimo, intersezionale. Questo diciamo, lo sottolineo con forza perché mi sembra un aspetto molto importante. Senza dubbio. Che però, appunto, tra l'altro, l'8 marzo nasce con un carattere internazionale, no? Esatto, questo come dire, mi sembrava interessante appunto da sottolineare. Come le prime donne socialiste che si riuniscono con invitate da moltissimi paesi hanno proprio un'idea di internazionale di rivendicazione di tutte le donne, quindi una cittadinanza mondiale in questo senso. E le stesse femministe della seconda ondata, cosiddetta seconda ondata degli anni 70, leggono, conoscono le riflessioni, per esempio, nordamericane. Lei citava Angela Davis, ma sono anche tante altre le protagoniste. Quindi, come dire, c'è sempre stata nella lotta politica delle donne un richiamo un universalismo dei diritti, se vogliamo ritornare all'89 e magari a Olympe Gouges, che lei non ha citato, Sì, ma appunto consigliando Fiorino è come se l'avessi citata, perché Ok. appunto se vi capiterà di leggere quel libro è proprio questa la questione, no? Ma appunto non un universalismo sottoposto a attenta analisi e anche critica, no? È appunto una critica che oggi è aggiornata con carattere appunto intersezionale, no? Perché poi adesso non richiamiamo la fase, ma appunto la storia dei femminismi, che è una storia, ripeto, necessaria, la critica del femminismo nero, no? Al femminismo bianco borghese è stato un altro passaggio ovviamente importantissimo, necessario, di cui si trovano.
tracce, no? Appunto, poi, ma anche nel rifiuto dell'8 marzo. Per questo dico, il rifiuto è tanto importante quanto la celebrazione, perché sono tutti modi di mettere, e tra l'altro credo appunto che non faccia che in fondo confermare la vitalità del simbolo, no? Anche della necessità di contrapporsi ad esso, no? Vuol dire che è vivo in realtà, no? Che è lì. Questa è al centro della scena in qualche maniera. Non c'è dubbio. Bene, io ringrazio moltissimo la professoressa Gissi per questa chiacchierata ricchissima di spunti, ci ha permesso di ricostruire quindi un secolo di 8 marzo. M9, come forse qualcuno di voi sa, avrebbe voluto tenere in questo mese proprio appunto un intero ciclo di conferenze in auditorium, quindi in presenza, su 50 anni di femminismi. Mettendo a confronto due generazioni di donne, tra anni 70 e oggi, io spero davvero che, come avrete capito, l'urgenza, di questi temi, che se ne continui costantemente a parlare, quindi io spero davvero che sia possibile, ripensare, riprodurre questo ciclo di incontri in M9 quanto prima. Ringrazio allora ancora Alessandra Gissi, vi ricordo il suo libro. 8 marzo, edito da Viella, grazie ancora e ci vediamo presto ai prossimi appuntamenti di M9. Grazie a lei e a voi.